grazie di essere intervenuti così numerosi per questo evento importante. Questa serata è un incontro, spero, più conviviale e confidenziale possibile, come fosse una chiacchierata tra amici. Mi piacerebbe che così fosse, una chiacchierata tra amici punteggiata da una serie di omaggi che gli organizzatori e io con loro abbiamo avuto il piacere di fare a un ospite così illustre e gradito come Margherita Pacchi. Il primo di questi omaggi è stato in parte già annunciato da chi mi ha preceduto, è un omaggio musicale, la professoressa ha molto apprezzato anche in altre occasioni la musica che ha accompagnato spesso anche le sue ore di studio. È un giovane musicista, da quanto ho sentito, molto apprezzato non solo qui, ma sta dando prova di sé anche al Santa Cecilia di Roma, dove si parla di lui, mi dicono, molto bene. Lui stesso ci tiene a presentare il pezzo con il quale omaggerà la professoressa Hack e tutti noi, quindi anch'io non aggiungo altro e lascio spazio e non parola a Riccardo Pes.
scandire la chiacchierata di questa sera ci saranno delle letture, di nuovo l'omaggio al professore Sacco, una passione letteraria che la accompagna costantemente, che lei costantemente ripropone anche nelle sue pubblicazioni che avrete presente. È con noi, già annunciato prima, il professor Pozzobon, che inizierà con la lettura di Alla Luna di Giacomo Leopardi, 1819. Io mi rammento che or volge l'anno, sopra questo colle io venia pien d'angoscia a rimirarti, e tu pendevi allor su quella selva, siccome or fai che tutta la rischiai. Ma nebuloso e tremulo dal pianto che mi sorgea sul ciglio, alle mie luci il tuo volto apparia, che travagliosa è la mia vita ed è, ne cangia stile, o mia diletta luna. Eppur mi giova la ricordanza, il noverar l'etate del mio dolore. Oh, come grato occorre nel tempo giovanil, quando ancor lungo la speme e breve alla memoria il corso, il rimembrar delle passate cose, ancor che triste e che l'affanno duri. Cominciamo da qui, insomma. Quando è nata la passione per Leopardi e dove? Diciamo, passione un po' troppo. Leggevo Leopardi a scuola, io non amo molti poeti, ma Leopardi invece mi piace. Ma non so dire perché, mi piace. Ma aveva come una, tra virgolette, passione giovanile o l'ha scoperto? No, giovanile no, giovanile le passioni mie erano diverse. Andare in bicicletta a giocare. Perché io, al liceo, diciamo. Una cosa che ho scoperto abbastanza di recente, per questo ho fatto la domanda, è che in realtà lei inizialmente si era iscritta a lettere, forse non molti sanno. Beh, questa. Un'ora sola, perché mi era iscritta a lettere perché non conoscevo altro. Io non avevo nessuna idea di cosa fosse l'università. I miei non l'avevano fatta, avevano molti amici laureati in lettere. E io avevo sempre sentito parlare di lettere e basta. Poi avevo molta facilità per scrivere, facevo temi in 448 e poi scrivevo il lunedì, leggevo le rone della partita della Fiorentina e poi riscrivevo a modo mio la rona, e i miei pensavano che forse avrei fatto la giornalista sportiva. Invece era e così più mi sono iscritta a lettere. Era più una passione per la Fiorentina. Che per la Fiorentina, sì. Ma mi piaceva anche scrivere, avevo facilità per scrivere. Ecco, non è che i temi, per esempio, li facevo con gran facilità. Non per così, mi veniva giù, sbrodolavo giù, come diceva la mia professoressa di lettere. E invece la carriera da letterata all'università pare sia durata un'ora sola. Mi sono iscritta un'ora. Ho assistito a una lezione di un famoso professore, De Robertis, che era, scriveva sempre sul Corriere della Sera, la terza pagina, e che per un'ora parlò di un libro di Cecchi, I vari pesci rossi, e che per me fu una gran barba, dicevo, che ho detto a fare, perché me ne frega di questa roba. E allora mi ricordai che al liceo la materia mi piaceva di più era la matematica e la fisica. E allora pensai di iscrivermi a fisica. E mi ricordo forse in segreteria a chiedere quanto costava di più, perché a fisica c'era il laboratorio, quindi costava più di lettere. E poi andai a casa. Le tasse? Tutto di tasse, quanto. Sì. Un po' più, non tanto, ma insomma. Il laboratorio costava. Certo. E disse a miei, guarda, lettere non fa per me. E a casa come l'ha presa? No, furono contenti, dice, devi fare quello che ti senti meglio di fare.